italiana nel pallone. Bentornati su Italiana Maiorca, italiana nel pallone, sempre in compagnia di Francesco Camisciottoli. Oggi puntata di esordio, abbiamo l'onore di avere un amico personale mio da tanti anni, tra l'altro è un grandissimo agente FIFA, ex presidente dell'Ascoli Calcio, Costantino Nicoletti. Buongiorno Costa! Ciao Francesco, buongiorno, grazie per l'invito. Mi piace questa nuova avventura, ma è tipico tuo che hai intrapreso. Lo stai facendo benissimo, devo ammettere che poi sai, ho il fratello che ti fa concorrenza, insomma lavori in radio da vent'anni. Fermo, il tuo fratello è un re delle radio, poi vedremo se riusciremo un giorno a avere pure lui che ci dice due parole. Come stai Costa? Bene, 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 si sta cercando di fare qualcosina da casa chiaramente, e abbiamo provveduto a far arrivare un po' di tapirulan a qualche calciatore, vedi German Pezzella, quindi a Milenkovic, però non ci lamentiamo, insomma si prova ad andare avanti, si cerca di dare un minimo di normalità a un qualcosa che di normale non è in questo momento. Assolutamente, assolutamente. Ascolta Costa, io come sai ti considero il re del mercato. Ci racconti qualcosa, si sta muovendo qualcosa in questo momento di coronavirus? Guarda, io fermi. Ho la fortuna che dopo 16 anni di avere una buona rete di collaboratori, stiamo valutando dei profili. È chiaro che c'è, soprattutto in Italia in alcuni mercati c'è tanta incertezza, non si sa come ripartire, che regole verranno introdotte. Qualche club italiano, come tu sai meglio di me, è in difficoltà economica, quindi soprattutto più scendi di categoria, Francesco, più difficoltà incontri. E chiaramente in Serie C, in Serie B incontri delle difficoltà. Però insomma, con le più grosse collaborazioni che ho creato negli anni a livello internazionale, soprattutto con la Spagna e con l'Argentina, abbiamo dei profili interessanti. Dove siamo noi? Siamo bravo, bravo, sì, no, con Vicente Forest, io ho i miei partner, Lucio Marchionne, vivo a Barcellona, diciamo è quello che ha portato, poi sarà ospite tu nel tuo programma, che è quello che ha portato i card in Italia, per farti capire. Bravissimo, bravissimo. Loro fanno base a Barcellona e lavoriamo tantissimo, abbiamo fatto operazioni come Ferigra, dal Barcellona alla Fiorentina, per darti un esempio, però abbiamo fatto diverso, quindi la fortuna vuole che ci sono dei profili interessanti, tutto sta a capire un attimino che cosa accade. Questa è proprio una domanda. Chiaro, c'è questa attesa. Cioè, ti dico, Francesco, i direttori stanno comunque valutando i profili, sta attento. Certo. Sono tutti i giorni a vedere video, a vedere relazioni che noi gli mandiamo e tutto quanto. Però, sai, ora come ora non si sbilanciano. Ecco, assolutamente, assolutamente. Una domanda che ci interessa sapere da te, perché qui viviamo un po' nell'incertezza, tutti i nostri ascoltatori ce lo domandano spesso anche tramite messaggio. Ma il campionato di Serie A cosa accade? Perché le notizie sono contrastanti. Ma senti, vedi Francesco, allora te considera che il calcio è la cosa più importante delle meno importanti, ok? Perché per assurdo te pensa che il calcio è la terza azienda in Italia, muove un indotto della Madonna, muove dei numeri importantissimi, quindi e dà quel senso un attimino di normalità. Questo paese, come penso la Spagna dove siete oggi, piuttosto che l'Inghilterra, hanno bisogno di tornare un pochino a delle cose certe, a delle cose abbastanza che ti danno un'idea di normalità, sempre nel rispetto chiaramente dei parametri, insomma, di sicurezza, tutto quello che è. Quindi la volontà è quella di riprendere ora a maggio, magari metà maggio, giocare tutte forze fino ai primi di luglio. Poi, fortunatamente Francesca, hai giocato a pallone anche te, fare il calciatore non è come andare in miniera, 10 giorni di stop e poi si riparte con la stagione nuova, che potrebbe dare un senso di normalità, quindi può partire il 18, il 20 di luglio, quindi sei abbastanza in linea con le tempistiche normali. Se riescono a rispettare questa tabellina di marcia, è tutto abbastanza normale, perché te termini la stagione vecchia la prima settimana di luglio, per assurdo, ok? E hai quei 10 giorni di stacco, vado il 15, 18 di luglio, riprendi la stagione nuova e ti prepari poi, perché ci saranno gli europei. Di preparazione, certo. E la Champions League in questo caso dove la mettiamo? La Champions League? Ora lì è un calcolo un pochino più complicato, non mi ricordo da quante partite mancano, però potrei rincastrarle all'interno di questo programma qui, capito, compatibilmente con tutte le aperture dei vari paesi. Certo, anche lì ripartirei verso la metà di maggio. E ti ripeto, sono stati fermi 2 mesi,
Ti ripeto, non fanno lavori massacranti, possono giocare una partita ogni 3 giorni senza problemi. No, no, questo assolutamente, anche perché, come si diceva prima, l'indotto mi sembra importante anche a livello economico. Bravo. Per la Champions. Quindi devi salvare un po' il salvabile. Ti ho detto, le difficoltà, chiaramente, se per i giovanili, ok, verranno stoppate anche per un discorso di responsabilità, quindi nessuno si vorrà correre dei rischi. Però gli adulti, diciamo, io fino alla Serie D proverei a giocare, insomma, capito? Dove c'è degli interessi economici importanti, dove le società rischiano veramente di sparire, perché il contraccolpo economico sarà importante, perché non ti dimenticare che chi amministra e chi è proprietario di un club, io sono stato presidente di una società di calcio, sono imprenditori prima di tutto, capito? Quindi se hanno difficoltà con le loro aziende, e si ripercuote anche sull'azienda calcio dopo di conseguenza. Grazie mille Costa, sei stato un tesoro. Io spero tu rimanga un amico di Italiana nel pallone nel tempo e quindi tu intervenga ancora con molto noi. Molto volentieri. Mi fa solo che piacere. Speriamo che parta il mercato, così parleremo magari di qualche operazione un pochino più piccante e più peposa, e magari che coinvolge la nostra Fiorentina, che sarà molto attiva. Bellissimo. Questa mi hai dato una notizia meravigliosa, me la gioco dopo il tuo intervento. E magari inviteremo anche Gio Barone ai tuoi microfoni, che è un amico, quindi magari se ci riusciamo. Okay. Sarebbe bellissimo. Sei stato un tesoro e ancora onoratissimo di averti avuto qui su Italiana Maiorca, Italiana nel pallone. Ti mando un saluto forte a te. Grazie, come Francesco, come dicevo, grazie a tutti i tuoi amici ascoltatori. Ti volevo dire, come? Portami un bacione a Firenze, che mi manca. Ah, ok. mi hai convinto. Ciao Costa, grazie mille. Grazie a voi, ciao. Italiana nel pallone.